Salve a tutti. Oggi vi parlo di questo libro, L'insostenibile leggerezza dell'essere. È un libro che quando è uscito nel 1984 e in Italia nel 85 ha fatto un successo eccezionale. Milan Kundera è l'autore. È un successo talmente ampio che addirittura è diventato un libro di culto per molti, ci ha scritto una canzone non particolarmente esaltante, insomma era diventato un po' insomma un libro che bisognava leggere. Ora ho voluto rileggerlo e per vedere se l'impressione molto positiva che mi ha fatto al suo tempo era ancora valida. Bene, lo è innanzitutto, diciamolo subito. Questo è un romanzo, ma non è solo un romanzo. C'è una storia d'amore, c'è una storia, più storie d'amore, non una. C'è una storia d'amore fra Tomas, Teresa, Sabina, qualche personaggio che in qualche modo sono storie che si intrecciano fra di loro, sono storie d'amore, storie di tradimento, storie di abbandoni, e con tutta una trama particolare. I principali protagonisti sono Tomas, questo medico di Praga, e Teresa, che è una cameriera di un paese vicino a Praga, che Tomas ha incontrato per caso andando a fare una visita per sostituire un suo collega. Quindi è una storia d'amore, e una storia d'amore è bella, io non me la voglio raccontare naturalmente perché insomma, non voglio farvi perdere questo, ma è anche altro, e soprattutto direi quasi altro, perché è un romanzo che parla di romanzi anche, nel senso che a volte l'autore entra nel romanzo e si chiede se quello che sta succedendo è adeguato ad un romanzo, insomma ragiona su se stesso, ed è anche questo molto molto interessante. Allora la storia è questa qui, no? Questo Tomas a Praga si innamora di questa ragazza e poco dopo avviene l'invasione, siamo nel 1968, nell'agosto del 68, il 21 agosto del 68, le truppe sovietiche e del patto di Varsavia invadono la Cecoslovacchia e Praga, soffocando quella che era stata un tentativo, no, di democratizzazione del paese. Cosa fanno questi nostri due protagonisti? Dopo poco, lei intanto fa la fotografa tutto quello che accade. Nei primi periodi dell'invasione c'è un'anarchia più che altro. Dopo un po' di tempo, dopo poco tempo, lui riceve l'offerta di andare a Zurigo a lavorare in una clinica e si sposta a Zurigo. E si sposta anche lei e vanno ad abitare a Zurigo, ma lei non ce la fa più dopo moltissimo tempo e vuole tornare a Praga e lui la segue, ecco la parte diciamo l'amore, la segue a Praga e riprende il suo lavoro, però ad un certo punto il direttore della clinica dove lavora gli dice che lui dovrebbe ritrattare, gli chiedono di ritrattare un articolo che lui aveva scritto prima dell'invasione, nel quale criticava anche in modo molto, molto blando insomma, no? il regime di allora. In qualche modo era un articolo che era visto come sovversivo. E lui rifiuta e insomma nel giro di poco tempo si trova a fare il lavavetri. E fa il lavavetri durante il libro. Quindi diciamo, sto già introducendo il secondo tema. Allora, il primo tema è l'amore. Il secondo tema è quello che mi interessava di più in questa rilettura del rapporto con il potere, ma ci torneremo un attimo dopo sul rapporto del potere. Perché il titolo, l'insostenibile leggerezza dell'essere, molta parte del libro si gioca su questa contrapposizione tra leggerezza e pesantezza dell'essere, e dove per pesantezza si intende, non è facile spiegarlo, qualche cosa di impegnativo, qualche cosa che risponde al motto Es muss sein, che era di Beethoven, cioè deve essere fatto. Tutto ciò che segue, ma anche una passione, un compito che uno si dà, quindi una sorta di imperativo categorico, ha a che fare con la pesantezza.
la pesantezza di un ruolo, la pesantezza di un destino personale, no? E mentre la leggerezza invece è quella capacità di stare un po' sopra le cose con appunto leggerezza. Il titolo specificatamente, l'insostenibile leggerezza, si riferisce ad una protagonista che si trova tutto ad un tratto in una situazione perfetta, direi, con un amante che la mantiene, la possibilità di abitare in un appartamento per conto suo, la possibilità di lavorare, diciamo che le cose vanno perfettamente bene, ma vanno così bene, la vita lì è così leggera che sente il bisogno invece di tornare a qualcosa di più, direi, impegnativo, quindi alla pesantezza. E qui c'è quella frase che dà il titolo anche libro: lei sente l'insostenibile leggerezza dell'essere. Ecco il tema. Questo tema del Es muss sein è presente in tutto il testo, in varie parti, in vari momenti. Quindi abbiamo questo tema della leggerezza, no? E la leggerezza è molto, molto presente. C'è una frase, c'è un punto del romanzo che, eccolo qua, Thomas fa il lavavetri, d'accordo? E a un certo punto dice, quando si presentò all'affabile direttrice delle imprese praghesi per la pulizia di vetri, e vetrine, si trovò faccia a faccia all'improvviso col risultato della propria decisione in tutta la sua concretezza e irrimediabilità, e ne provò quasi spavento. Ricordiamo che da medico ben conosciuto è diventato lavavetri. Con quella paura passò i primi giorni del suo nuovo lavoro, ma una volta superata, ecco questo è importante, gli ci volle all'incirca una settimana, la stupefacente stranezza della nuova vita, capì tutto ad un tratto di trovarsi in una lunga vacanza, ecco, la leggerezza. Faceva cose delle quali non gli importava nulla ed era bello. Comprendeva ora la felicità delle persone, per le quali fino a quel momento aveva sempre provato pietà, che svolgevano una professione a cui non erano spinte da nessun Es muss sein interiore e che esse potevano dimenticare non appena smesso il lavoro. Mai prima di allora aveva conosciuto una simile beata indifferente. Quando al tavolo operatorio qualcosa non andava come lui voleva, si disperava e non riusciva a dormire. Spesso perdeva addirittura il gusto per le donne. Les Moussain, del suo lavoro, era come un vampiro che gli succhiava il sangue. Ecco, quindi questo gioco tra pesantezza e leggerezza, tra imperativo morale categorico e lasciarsi trascinare da quello che c'è attorno. Questo è un altro tema. Il tema che a me invece interessa di più di questo libro adesso è il tema del rapporto con il potere. Tutti noi ci troviamo quotidianamente in rapporto con il potere. E come affrontiamo questa vicinanza? Il libro parla molto bene della struttura del potere nella Cecoslovacchia di quel tempo. E si svolge non solo nel 68, naturalmente, il libro va avanti nel corso di vari anni, no? E quindi analizza alcune parti in modo molto molto stretto e dà una figura, dà una immagine del potere chiarissima. A un certo punto parla, a causa di un episodio, dei collaboratori. Allora c'è un signore che spiega a Teresa, che aveva avuto una storia particolare che gli faceva sospettare che un collaboratore ci fosse, gli spiega, sentite, signora Teresa, disse paternamente, questi collaboratori hanno varie funzioni, la prima è quella classica, ascoltano ciò che la gente dice e ne informano i superiori, l'una di loro. La seconda è una funzione intimidatoria. Fanno vedere che ci hanno preso in loro potere, che ci hanno, scusate, in loro potere e vogliono metterci paura. Questo è ciò a cui mirava il suo uomo pelato lì, la storia che è successa. La terza funzione consiste nell'inscenare situazioni che possano comprometterci. Oggi nessuno ha più interesse ad accusarci di complotti ai danni dello Stato, perché questo ci procurerebbe soltanto nuove simpatie. Preferiscono trovarci in casa dell'ascis o provare che abbiamo violentato una bambina di 12 anni. Troveranno sempre una bambina disposta a testimoniarlo. Questo già ci racconta qualcosa della gestione del potere.
Molto interessanti sono le pagine poi che raccontano come si comporta il potere, chiamiamolo così, con Tomas relativamente a quello scritto, no? Gli chiedono di ritrattarlo dicendogli ma che comunque mai nessuno leggerà la sua ritrattazione, ma sarebbe utile farlo, eccetera, eccetera. Lo minacciano e usano gli stessi metodi che abbiamo visto su Teresa. Ecco, questo rapporto con il potere. Credo che Tomas abbia un rapporto con il potere dove prevale la leggerezza. Dove prevale la leggerezza, infatti il suo fare il lavavetri non gli causa quei traumi che io mi sarei aspettato leggendo, o che uno può aspettarsi leggendo il romanzo. Ecco, questi sono dei motivi per leggere il romanzo. Ripeto, è molto 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 bello il romanzo, c'è niente da dire, è ambientato, ripeto, prevalentemente in perché poi i nostri protagonisti un po' si disperdono, vanno ad abitare in campagna, la nostra coppia principale, altri protagonisti vanno a stare da altre parti, ma insomma chiaramente non voglio entrare nei dettagli, però insomma è un libro che merita di essere letto. Devo anche dire che mentre lo rileggevo mi venivano in mente alcune visioni del film, è stato girato anche un film, L'insostenibile leggerezza dell'essere, con la Binoche come protagonista principale femminile e non mi ricordo l'attore maschile. Anche quel film credo abbia rappresentato molto bene questo aspetto di come vivere la contrapposizione con il potere. Lui ha scelto in un certo momento di opporsi, rifiutandosi di ritrattare, però ha vissuto con estrema leggerezza appunto il rapporto con il potere, una volta che a causa della sua mancata ritrattazione ha dovuto fare da lavavetri. Avvincente, la storia che vi ho soltanto accennato è molto 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 bella e gli spunti di riflessione di questo libro sono enormi. Bene, vi auguro una buona lettura.